furti e rapine in crescita, in calo i delitti, boom di interventi dei vigili del fuoco per i dissesti, crescono i disordini provocati dai tifosi. Più precisamente nel dossier di Ferragosto del Viminale, il dato delle rapine è di 15.486, 507 in più dell'anno prima. Meno omicidi, meno 4,5%, ma i femminicidi sono sempre tanti, 71 le donne uccise fino a luglio, nel 22 erano state 77. Il dossier del Ministero degli Interni segnala anche un più 35% di operazioni contro la criminalità organizzata. Viene sottolineato in particolare l'arresto di Matteo Messina Denaro, segno più anche sulle operazioni antidroga, aumentate del 6%. Sale il malcostume fra i tifosi con i disordini provocati durante le partite. Nei primi 7 mesi del 2023 sono stati 115 i match che hanno fatto registrare problemi di ordine pubblico, a fronte di 73 nello stesso periodo dello scorso anno. E con gli eventi climatici sempre più estremi aumentano gli interventi dei vigili del fuoco, più 47% le operazioni per dissesti statici, più 57% per danni idrici e idrogeologici, mentre sono in calo gli incendi di vegetazione, meno 52%. Per proteggere medici e operatori sanitari dalle più frequenti aggressioni quest'anno, i presidi di polizia negli ospedali sono stati incrementati da 126 a 179 e diventeranno a breve 190.